Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se chiederete qualcosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato, e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama perché avete amato me e avete creduto che io sono uscito dal Padre. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Parola del Signore. Oggi ci sono tanti doni per questa festa del nome di Gesù. Uno, l'ultimo, è questo: una nuova preghiera per fare una santa morte, che è un punto importantissimo della nostra vita, molto più importante di quello che si pensa di solito. Qual è la preghiera per fare una santa morte? Questa di Gesù: sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ripetiamo: sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Questo è il riassunto della vita di Gesù e deve diventare anche il riassunto della nostra vita. Perciò lo ripetiamo una volta, anche se non capiamo granché. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e torno al Padre. In questa parola c'è il senso della vita sulla terra come una missione ricevuta da Dio, e c'è anche il senso della morte. Beati noi se nell'ultima ora possiamo con fede dire questo: lascio il mondo e torno al Padre. Diciamo una volta. Ecco, mi ricordo del Papa Giovanni Paolo II negli ultimi tempi, quando stava molto male e gli facevano tante cure, e lui diceva: lasciatemi andare al Padre, lasciatemi andare al Padre. Ecco, questo è uno dei doni, però ce n'è anche un altro su cui voglio invitarvi un po' a riflettere. Oggi è la festa per noi del nome di Gesù, ecco perché abbiamo sentito queste letture. Di queste letture vi invito a meditare l'ultima parola dell'inno ai Filippesi: nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega, non si pieghi, si piega nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù è il Signore. Ecco, una delle grandi grazie di oggi è capire questo mistero, che c'è un disegno potente, onnipotente di Dio Padre per realizzare questo, che tutte le creature in cielo, sulla terra e negli inferi
pieghino le ginocchia davanti a Gesù, o per amore o per costrizione. Cosa vuol dire piegare le ginocchia davanti a Gesù, che poi questo è il presupposto per pregare nel suo nome? Significa riconoscere la sua signoria su di noi. Da Gesù noi abbiamo la vita e abbiamo la salvezza, la vita naturale perché siamo creati a sua immagine e somiglianza in vista di Lui, e abbiamo la salvezza perché la liberazione dalla morte eterna, dalla lontananza per sempre da Dio e dalla pace, questa liberazione può avvenire in noi attraverso di Lui, che è sceso nella vita umana fino alla morte di croce, ed è risorto, l'unico che è risorto, l'unico che è pienamente risorto. A volte oggi c'è una gran confusione, si dice che quasi una religione vale un'altra perché si è in buona fede uno. No, non è per niente vero, perché Maometto non è risorto, Buddha non è risorto, nessun fondatore di religione non è risorto e non risorgerà da sé. Solo il Figlio di Dio è veramente morto ed è risorto da morte, in modo da essere principio di resurrezione per tutti quelli che si affidano a Lui e sono in comunione con Lui. Quindi noi pieghiamo le ginocchia davanti a Gesù e davanti al disegno di Dio Padre, affidandoci a Lui, credendo che Lui è il Signore. E questo, finché siamo sulla terra, possiamo farlo liberamente. Il tempo della vita è uno spazio di libertà per arrivare a questo piegare le ginocchia liberamente davanti a Gesù. Chi non lo fa nella vita terrena liberamente, lo farà costretto dopo la morte dalla luce di Dio in un contesto di ribellione. Questo è un disegno oggettivo di Dio Padre, e non vale dire tanto io non ci credo quindi non vale per me. No, no, non vale per te perché non lo fai volontariamente, ma dopo la morte c'è una rivelazione della signoria di Gesù su tutti. Quelli che hanno creduto e si sono fidati la vivranno nella pace. Quelli che hanno rifiutato liberamente di credere in Gesù lo faranno costretti dalla potenza e dalla luce di Dio, e in una situazione di grave conflitto interiore. Allora, rinnoviamo questa piegare le ginocchia davanti a Gesù, fidarci di Lui. E oggi dobbiamo fare anche due passi, perché io penso che questo fondamentalmente l'abbiamo già fatto, di credere in Gesù, di affidarci a Lui, anche se in modo debole. I due passi che possiamo fare oggi è questo. Guarda se nella tua vita c'è questa sottomissione a Gesù, nelle aree, negli aspetti della tua vita, perché noi implicitamente l'abbiamo fatto, crediamo in Gesù, ci siamo affidati, però questo sottomettersi a Gesù a volte è molto imperfetto, è molto imperfetto. Ci sono aspetti della nostra vita che scappano a questa signoria di Gesù. Per esempio, se uno nella vita ha affetti molto disordinati e non li sottomette al Signore, non dice: Signore, aiutami a viverli come Tu vuoi, lì manca un pezzo della signoria di Gesù in te. Se per esempio nella vita di qualcuno c'è un grande attaccamento al denaro, al possesso delle cose, in questo punto della vita non c'è ancora la signoria di Gesù, perché il Signore vuole questa fiducia piena in Lui,
questo distacco dalle cose, questa coscienza che i beni della terra sono un semplice strumento ma non fonte di felicità, e che li lasceremo a volte all'improvviso in un momento, eccetera. Così negli altri aspetti, a volte nella vita intellettuale, nello studio che va per conto suo ma non è sottomessa al Signore, alla sua luce. Allora prendiamo occasione di questa festa per domandarci: la mia vita nei suoi aspetti fondamentali è sottomessa a Gesù? Gesù la proverebbe? Piace a Lui come io vivo in queste varie dimensioni della mia vita? E un'ultima cosa: accettare la Signoria di Gesù vuol dire anche accettare gli eventi della vita con Lui, gli eventi. A me fa piacere che voi siete qui anche col brutto tempo, perché la Signoria di Gesù deve realizzarsi nel tempo bello e nel tempo brutto, nella luce e nel buio, con la salute e con la malattia, quando gli altri ci applaudono e quando ci criticano ingiustamente. Ecco, chiediamo al Signore grazie di riuscire ad abbracciare gli eventi della nostra vita e viverli in comunione con Lui.